Emozioni a non finire nella quinta giornata del campionato esordienti a 11. Con la nostra rassegna partiamo dalla gara che si è giocata lunedì pomeriggio allo stadio Rispoli tra Futura e Sport in Panza, gara che è finita in parità con risultato di 3-3. La partita, iniziata con un po' di ritardo, è sin da subito molto emozionante, con numerose palle gol. È il campagnano Futura a costruirne qualcuna in più, ma negli ultimi metri la mira non è delle più precise. Nell'arco della gara anche lo Sport in Panza si rende pericoloso e sfiora il colpaccio in un paio di circostanze. I tre tempi però si chiudono tutti e tre sullo 0-0 e senza alcun gol. La Mondo Sport si aggiudica il confronto tra le prime della classe, battendo l'Isola di Ischia 3-1 e scavalcando in classifica proprio la squadra di Franco Balestrieri. La partita è emozionante e molto equilibrata, con le occasioni che non mancano da entrambe le parti. Il primo tempo si chiude in parità sul risultato di 0-0. La Mondo Sport si aggiudica il secondo dei tre tempi a disposizione con il risultato di 1-0. In gol ci va il solito Fabio Mattera. Con lo stesso risultato, ovvero 1-0 in favore dei casamicciolesi, termina anche l'ultimo game, con la squadra di Esposito che va in gol su punizione e vince parziale partita. Sul finire della gara, l'Isola d'Ischia va vicino al pareggio su calcio piazzato. Gol, spettacolo ed emozioni, ecco come riassume in tre parole la sfida tra gli Scasocci del Tordione, vinta dai Sorcellini in rimonta per 2-1. Vittoria che permette alla squadra di Mister Di Meglio di avvicinarsi alla vetta della classifica. Il primo dei tre tempi a disposizione si conclude con la vittoria del Tordione di Nello Desiano per 1-0. Decisivo è il gol in ripartenza messo a segno da Borriello. Nel secondo tempo gli Scasocci scende in campo subito con un piglio diverso. Dopo pochi minuti, Nicolas Di Meglio, con un bel tiro da fuori area, porta in vantaggio la squadra di Mister Di Meglio. Immediato il gol del pareggio del Torrione, ancora con Borriello. La maggiore pressione in attacco dei Sorcerini porta alla creazione di numerose palle gol, in una delle quali Carlo Trani trova la via del gol. Finisce così 2-1 in favore degli Scasoccer un emozionante secondo tempo. Nell'ultimo parziale le due squadre accusano una stanchezza. La Socer Ischia vince 3-1 grazie alla doppietta realizzata da Abbandonato e al gol di Carlo Trani. La rete del Tordione porta la firma del solito Borriello. Finisce in parità 2-2 la sfida tra Socer Panza di Isola di Procida, giocata sabato pomeriggio allo stadio Calise di Forio. Nel primo tempo prevale l'equilibrio, con le due squadre che si studiano e concedono poco all'avversario. Poche le emozioni regalate agli spettatori presenti, almeno in questo parziale. Nel secondo game la Socer Panza mette in difficoltà gli avversari con l'ottimo lavoro svolto sulla corsia di sinistra da Aleksandr Palichuk, il quale serve in tanti assist ai compagni. Proprio da una sua iniziativa nasce il gol che decide in favore dei panzesi il parziale. A realizzarlo è Vincenzo Castaldi. Nel terzo ed ultimo tempo i padroni di casa non riescono a ripetere la convincente prestazione del secondo tempo. Ne approfitta il Procida che mischia segna il gol della vittoria del tempo. Finisce così in parità con il risultato tecnico di 2-2.